L'imballo. Andiamo ad aprirlo. Allora, la scatola si presenta abbastanza completa con il manuale di istruzioni, il CD con il software, mettiamolo dritto, poi troviamo cavetto USB per il collegamento al computer, la batteria, l'auricolare, il caricabatterie e ovviamente il telefono, che ora andiamo a tirar fuori dalla confezione, abbastanza sigillato. Abbiamo il telefono, la protezione sul display pessima, veramente. Qua poteva esserci un po' più cura in questa protezione, che andiamo subito a rimuovere perché non è di quelle che permettono una poi buona visuale del display, che abbiamo invece un bel display a specchio molto carino esteticamente. E ecco il telefono. Bene, analizziamo i particolari uno per uno, poi passiamo all'accensione del telefono. Allora, caricabatterie, carino, tipico dei vecchi Samsung, avevano questa forma a uovo, con il connettore micro USB per la ricarica. E allora suppongo che il connettore USB, se avrà il micro USB, quindi probabilmente il telefono si ricaricherà anche collegato al PC. L'auricolare in dotazione non è, normale nella fattura, ha il tasto di risposta e in invio chiamata con la clip, anche questo con il connettore micro USB, quindi utilizzerà il telefono tutto. Infatti qua vediamo un po' duro da aprire, eccolo qua, sì, un connettore unico che per ricarica, auricolare e cavo USB. Bene, andiamo a inserire la batteria, anzi mettiamo prima una SIM in modo da provarlo. La SIM va inserita in quella fessurina in alto a scorrimento, poi la batteria che abbiamo è 830 mAh, quindi dovrebbe garantire una buona durata, considerando che non è un telefono smartphone dai grandi consumi. Eccolo qua, e ora l'accensione. Diciamo è un po' lentino come accensione. Eccolo qui, inseriamo il PIN. Musichette in stile Samsung, classico menu di apertura
della team con i loghi. Ecco, finita l'animazione e il telefono è acceso. Allora, il telefono è acceso. Un display ampio, luminoso, nella parte alto a sinistra abbiamo l'indicatore di campo di rete e nella parte destra quello batteria. La rete diciamo che ha una buona ricezione perché qui abbiamo un 3G pieno e considerando che la zona dove sono non è molto coperta e solitamente con altri terminali non arrivo ad averlo così, direi che ha una buona ricezione. Poi nella parte bassa abbiamo il menu rapido con l'accesso alle opzioni più utilizzate, internet, i servizi team, la camera, fotocamera, messaggi, rubrica e opzioni. Poi sotto abbiamo questa barra dove scorrono delle news, che è un nuovo servizio di team. Praticamente in base a un tempo prestabilito che scegliamo dalle opzioni, questo ticker riceve da team le opzioni, le news che abbiamo selezionato. Da opzioni vediamo, abbiamo la possibilità appunto di aggiornare questo ticker, si può fare immediatamente oppure scegliere il tempo ogni ora, ogni 4 ore, ogni 8 ore per farlo in automatico. Sottoscrizioni, si collega praticamente a internet, al sito della team, e possiamo scegliere il genere di notizie a cui sottoscrivere questo abbonamento: news generali, musica, sport. E qua abbiamo la possibilità di nasconderlo e come vedete il menu rapido sotto non ha più quella barra. Altre opzioni, c'è la possibilità di cambiare il tema e di assegnare il soft key, che può essere assegnato o al 1254 o alla rubrica. Poi la tastiera ha un'illuminazione bianca, fioca, comunque molto leggibile, una bella tastiera ampia, di facile accesso, ergonomica. I tasti ricordano e Sony Ericsson LG, con il tasto indietro, il tasto cancella, il joypad con i quattro tasti di selezione e premendo selezioniamo il tasto verde e il tasto rosso e i due soft key. Poi accediamo al menu, abbiamo una visualizzazione, adesso è a ruota, comunque possiamo tramite la pressione del soft key selezionare se visualizzarlo elenco oppure la visualizzazione griglia con le sole icone, con le animazioni abbastanza semplici, ma comunque quando si seleziona appare il tipo di menu che andiamo a scegliere. Accedendo ai menu molto semplici, con una funzione di navigazione a schede nella parte alta e ogni scheda contiene le proprie opzioni. Menu chiaro, abbastanza semplice, di facile accesso e completo. Questo telefono ha dotato, come abbiamo detto, di una fotocamera rotante da 1.3 megapixel con delle buone impostazioni, diciamo che ci permettono di fare delle fotografie decenti. Abbiamo un lettore MP3 integrato e qua sul frontale, come già detto, i tasti per l'ascolto e il volume. Un viva voce abbastanza buono nella parte frontale, si sente, diciamo, in condizioni normali si sente forte e chiaro. E poi altre feature di questo telefonino: il Bluetooth e il modem integrato, che tra le altre cose è un modem che sfrutta la nuova connessione high speed UMTS, che è l'HSPDA,
un high speed pocket data che praticamente raggiunge velocità di 3.6 mega in trasmissione dati, che direi che è abbastanza buono per chi può anche utilizzare il telefono come modem. Bene, questo è tutto, una prima video recensione su questo Brion Vega N7010.